vado, di essere una giornata più bella, tristissima, abbiamo perso 3-0 in casa, non so con chi ce la dobbiamo prendere, il microfono è a te, di quello che vuoi. È a tua disposizione, puoi dire quello che vuoi, tu sei presidente assieme a Fabio, allora, avete sempre preso le decisioni insieme. E quindi io ribadisco quello che abbiamo appena finito di discutere. Non possiamo fare, siamo ovviamente i primi a essere rammaricati della situazione che si è venuta a creare, perché io personalmente mai più avrei pensato di trovarmi qui a parlare in questo modo, in questi toni, però bisogna fare anche un buon viso cattivo a sorte. Purtroppo questa è la situazione, quindi dobbiamo valutarla, analizzarla, capirla. Ci diciamo, riserviamo una giornata di riflessione per capire le cose migliori da fare per il proseguo della società, per il proseguo della squadra. Faremo tutte le valutazioni del caso, ne abbiamo già iniziato a fare, ne faremo delle altre, però diciamo che le idee abbiamo abbastanza chiare, allineate. L'unica cosa che posso dire è che nel rammarico personale, condiviso anche con tutti gli altri componenti della società, non possiamo fare altro che chiedere scusa, anche se non ci serve da chiedere scusa di nulla, però chiediamo scusa degli spettacoli ai quali abbiamo sottoposto la tifoseria in questo periodo, perché non era sicuramente questo il nostro obiettivo, il nostro focus, non era questo quello che pensavamo di aver costruito, però in questo momento i dati parlano chiaro, quindi purtroppo non siamo stati quello che speravamo. Niente, valuteremo. Pensi che il mister possa dare misure, divisioni, se lo conosci da prima? Pensi che uno che, insomma, piuttosto che subire un esonero, magari dica non saprei assolutamente cosa da stasera me ne sto a casa, cercate il mio allenatore? Non saprei cosa rispondere, sinceramente non sono abituato a ragionare con la testa di nessuno, se non con la mia. E da parte mia l'unica cosa dire che noi faremo le valutazioni del caso per capire qual è la cosa migliore da fare per cercare di raddrizzare questa baracca che in questo momento è un po', diciamo, non dico la deriva, perché sinceramente andare alla deriva è un'altra cosa, però calcisticamente siamo un attimo in una situazione di difficoltà importante, quindi bisogna che la affrontiamo, ce la veniamo. Anche perché i tifosi vi chiedono di chiederti con chi se la devono prendere. Gli ho appena detto, prendetela con me, sono presidente, sono io per quello che mi riguarda, ormai ti conosco da anni, tu hai fatto qualsiasi cosa per questa squadra, per questa società, hai messo a disposizione. Vorrei continuare a farlo, anche. Vorresti, ma ci mancherebbe. Hai messo a disposizione di questa società tutte le strutture possibili. Ti sei inventato il Bertonello per la Paderna, hai seguito sia il tuo direttore generale che l'allenatore, io non so cosa ti si possa chiedere di più. Di non presentare questo spettacolo indegno. Quindi... Anche perché i tifosi oggi hanno fatto vedere da che parte stanno. Sì, adesso dobbiamo essere lucidi nell'analizzare le cose, perché delle volte la tifoseria di per sé non ha in mano gli elementi che possiamo avere noi per prendere certe decisioni, per cui noi non dobbiamo farci neanche troppo condizionare da eventuali cori o favoritismi, cioè noi dobbiamo cercare di valutare bene la situazione per il bene del Dertona. Ovviamente le scelte che si andranno a fare sono proprio indirizzate per fare in una maniera da non ritrovarci più a fare questi discorsi nel futuro. Io alcune domande te le devo fare, per esempio tu da presidente mi dirai, ma io in queste questioni tecniche non ci entro, però per esempio io vedere alcuni giocatori, e tu sei benissimo a chi mi riferisco, con degli stipendi importanti, che in 29 minuti toccano un pallone, mi girano con le scatole. Allora a quel punto lì io prendo qualche decisione e vado a cercare qualche altro giocatore. Difensore centrale purtroppo ci è caduto questa stegola. Sì, partiamo dal presupposto che non l'abbiamo mai detto e non siamo qui ad accampare. Noi abbiamo iniziato la stagione con 3 interventi chirurgici, perché ha iniziato Usman con legamenti del ginocchio, e che potrà essere disponibile forse Ciccio Todisco. È arrivato Ciccio Todisco, che ha fatto il collaterale ai crociati e ha la stagione finita, che è probabilmente il difensore
tra i più forti della categoria. Un 2004 tra i più forti che abbiamo fortissimamente voluto, è arrivato Serato Menisco, operato anche lui e sta iniziando a coricchiare adesso. Procopio su due partite che non ce l'abbiamo. Procopio due partite che non ce l'abbiamo. Intanto oggi gli è girato il gomito, se non lo sai te lo dico io. Gli è girato il gomito? Gli è girato il gomito, aveva una fasciatura che è gonfio così. Diciamo, si è creata una situazione, io credo che sia un po' quasi una legge fisiologica il fatto che quando le cose vanno bene in un certo verso tendenzialmente tendono ad andare sempre meglio, quando vanno male tendono ad andare sempre peggio. Sta a noi adesso cercare di dare una sorta di svolta a questo andazzo per fare in modo che le cose cominciano ad andare bene sempre meglio. Secondo me, interpretando quello che sono i nostri tifosi, diciamo che i proclami di mister Fossati a inizio stagione non lo hanno aiutato. Lui è arrivato dicendo che avrebbe fatto meglio dall'anno scorso e logicamente la tifoseria si è un po' montata la testa. Questo è stato anche quello un errore sicuramente da parte dell'allenatore piuttosto che anche della società che l'ha spalleggiato. Però adesso, cioè, fondamentalmente non è che sono i proclami che possono spostare l'equilibrio, perché cioè, io rimango della convinzione che si era costruita una squadra di un certo livello, non certo per essere nella situazione di classifica attuale, nelle 8 partite disputate, 7 partite disputate, abbiamo ottenuto questa serie di risultati. Abbiamo fatto tanti gol ma ne abbiamo presi troppi. Queste sono valutazioni tecniche che probabilmente non mi competono. Abbiamo fatto 13 gol ma ne abbiamo presi anche 15. No, sono d'accordo, tutte cose che rientrano fra quegli elementi che dobbiamo tenere in considerazione per tutte le valutazioni che stiamo facendo. E il nostro budget prevede magari qualche andare a toccare, andare a rinforzare questa squadra? Beh, io credo che qualsiasi cosa possa succedere da qui al mercato di dicembre per i dilettanti, tutti i giocatori che sono tesserati per il Daltona debbano tirare fuori quello che hanno per dimostrare di poter proseguire l'esperienza nel Daltona, perché solo quelli che dimostreranno di essere giocatori da Daltona potranno rimanere. Vedi, alcuni li ho individuati i giocatori da Daltona. Edo piangeva come un bambino. Però io no, li faccio io i nomi. Altri invece, vabbè, io ti chiedo scusa se. Però io li faccio da tifoso a volte, no? Alcuni di questi calciatori devono capire dove sono capitati. Questa qui è una società importante che c'è da 110 anni, siamo ripartiti con tutto quello che è successo, vari. Però devono sapere che tu puoi perdere anche 5-0, però ci hai messo gli attributi, sei uscito con la maglia sudata come fanno quelli del Toro una volta, sai che si diceva che devi uscire con la maglia, quelli del Genoa. Sono pienamente d'accordo. Hai capito quello che intendevo dire? Mi è scappato da diretti Edo perché l'ho visto lì fuori, che compiangeva Benfior, e allora mi è venuto un po' male il cuore. Certo, adesso a prescindere, non abbiamo bisogno di gente che piange, eh? Abbiamo bisogno di gente che mette il coltello in mezzo ai denti e che nel momento in cui varca al campo sputa sangue fino all'ultimo minuto, fino al triplice fischio dell'anno. Cristiano, grazie mille, ti ringrazio veramente tanto per essere venuto a parlare e a dire quello che è in questo momento la situazione dei Leoni. Grazie.